C'è bloccato. No, c'è, c'è. No, c'è. Buonasera a tutti amici, ben arrivati nella pagina Facebook del blog. Oggi sono in compagnia di Giulia Previtali e di Saga Edizioni. Ringrazio Giulia per questa A te. intervista e ringrazio Grazie tutti quelli che parteciperanno con un commento, con una domanda, perché sono tante le domande che ho preparato per Giulia, spero che non si stanchi e a te. sia No, no. pronta a rispondere. Allora, io vorrei presentare Giulia con tutte le sue qualifiche, eccetera, però credo che in qualche modo banalizzerei un po' il lavoro che lei ha fatto, tanta gavetta, quindi tanti studi, quindi sappiate che ha tanti studi, tanti master, ha lavorato come ufficio stampa per tante case editrici. La gavetta l'ha fatta, ne ha fatta tanta e continua a collaborare con altre case editrici. E adesso ha la sua casa editrice, la sua creazione, che si chiama Saga Edizioni, con un motto particolare: Hit, Read, Love. Come mai questa scelta? Ce la spieghi, Giulia? Diciamo che è una semi-cheat, semi-citazione da Mangia Pregama. Per noi non c'entrava niente, ovviamente, Mangia Pregama, però volevamo quelle diciamo, azioni che sono fondamentali e quotidiane per noi. Quindi non è Mangia Pregama, ma è leggi, mangia e ama sostanzialmente. È una semi-cheat rivisitata. Proprio ad hoc per noi, perché la dimensione di prega, insomma, Non non ci sta. riusciva. No, ma non perché non siamo credenti, ok? È che ognuno crede in qualcosa. E quindi era un po' difficile rendere diciamo, il discorso religioso. Quindi la religione diventano proprio i libri come motto di vita, diciamo. I libri fanno tanto, insegnano tanto, hanno tante di quelle funzioni che la scelta è molto accurata, molto ricercata. Intanto è arrivata Alessandra, dice che è viva, è un po' malmessa, ma viva. La salutiamo. Sappiamo che oggi lei aveva un incontro ravvicinato col vaccino, quindi poverina, la capiamo per chi già ha superato questa prima fase. Coraggio, Alessandra, che poi andrà meglio. Proprio Alessandra è una delle tue collaboratrici, uno staff tutto al femminile. Uno staff molto, di figure molto competenti, con delle specializzazioni, ma soprattutto anche la voglia di dare spazio forse alla figura femminile in un ambiente prettamente maschile. Sì, diciamo che l'editoria in questo periodo ha tanti cavalli di battaglia, ma sono pressoché tutti maschili, nel senso che ci sono tanti editori. Sono viva, malmessa, ma viva. tanti editori, diciamo, editori e poche editrici. E secondo noi, non tanto per valorizzare forse noi stesse, ma quanto per valorizzare proprio la femminilità, cioè il tocco femminile che noi mettiamo inconsciamente in ogni cosa che facciamo, proprio in quanto donne, nel senso. Non specifico perché poi si va nel genere, assolutamente non voglio aprire questo capitolo, non perché non sia a favore, ma perché insomma ci No, metteremmo magari tipo. c'è una certa, come dire, ricerca del dettaglio diversa a volte nella È donna, vero. ma non perché ci sono molti uomini che ce l'hanno, per carità, non voglio criticare come hai detto tu, però a volte in un mondo maschile, come l'editoria, che vedi solo editori, la maggior parte, oppure per le donne raggiungere certi livelli è un po' più complicato, vedere questa casa editrice nuova che si affida a delle figure femminili fa sempre molto piacere, ma non solo tu hai scelto tante collaboratrici donne, hai scelto di suddividere le varie pubblicazioni con delle collane che riportano no, molte nomi particolari, soprattutto di donne. Io Sì. mi riferisco a Afrodite, Eris, Afrodite la dea dell'amore, Eris dovrebbe essere la dea della discordia. E c'è anche Brunilde, la famosa guerriera vichinga. Sì. Però ci sono anche dei nomi maschili, dai, qualcosa l'abbiamo Sì, messa. però Brunilde l'hai azzeccata perché è proprio la nostra collana per la narrativa di genere proprio femminile, nel senso Sì. non solo sentimentale, proprio per le donne.
Quindi specifica, quindi, per le donne, sì, Brunilde era una guerriera vichinga, una Shinmeide, se non mi ricordo male, sì, e quindi una donna che decide di combattere, tempi vichinghi si poteva fare non solo essere la donna di casa, accudire la famiglia, ma decidere di combattere accanto agli uomini, c'era un'altra cosa. Io, bene o male, ora stanno arrivando tutte le varie pubblicazioni dei vari generi, e quindi ogni collana è particolare. Come hai fatto, cioè, a parte Brunilde, che è proprio quella dedicata alle donne, come hai fatto ad abbinare la collana, quindi con i vari generi pubblicati, al nome di riferimento? Cioè, non è stato facile sceglierlo. No, però abbiamo fatto un bel brainstorming, una bella riunione di redazione, e anche perché, ti dico la verità, nel mio cuore io sono tantissimo legata alla letteratura norrena e a queste figure tipo Brunilde. Quindi, cioè, in realtà pensavo di dare nomi tutti del genere. Poi ho ragionato con le ragazze e mi hanno detto, ma scusa, ma guarda che ci sono tantissimi pantheon. Soprattutto a me venivano in mente, soprattutto quelli di letteratura greca, perché io ho dato un sacco di esami all'università in letteratura greca. Quindi mi venivano soprattutto in mente quelli. Ale invece è fortissima in generale su tutte le religioni, o comunque le leggende in generale, o insomma, sì, i vari pantheon. E quindi abbiamo cercato di trovare un simbolo, oppure qualcosa che figurasse proprio anche nella mente del lettore medio, diciamo, proprio la figura della collana, ad esempio Afrodite. Afrodite era il più banalmente immediato per la dea dell'amore, però romantico, non poteva essere quello erotico, perché se ci pensi Afrodite è più l'idea dell'amore proprio, non so esattamente come spiegare. Afrodite più che l'idea della sessualità era della bellezza, dell'erotismo, del coinvolgimento passionale, quindi sempre qualcosa che non sfociasse nella fisicità ma nella platonicità, esatto, più che altro nell'amore anche mentale, sempre stata, sì, vista così. E intanto è arrivato Michele Rocchetta che ti saluta, e Alessandra fa questo commento: ho fatto due scatole enormi, lei e le divinità abbiamo comprato libri di divinità. Va bene, allora io voglio sapere quale ha scelto Alessandra, proprio specifico, dice deve essere questo, conoscendola uno si sarà imposto. Ogam, che sarà quello della storia, della collana storica. Ci sta, per lei alla fine ci sta. Tartaros, che è quello dell'horror. Quindi Tartaros, dov'è il Tartaro, dove erano prigionieri i titani, con sì, ci sta pure, particolare, brava Alessandra. Assolutamente. Poi si è messa su ovviamente Dagon, che è la fantascienza, che è un come si chiama, riguarda Lovecraft dovrebbe essere, sì. Quindi qualcosa legata un po' alla insomma, al nerd, giochi, eccetera, se non ricordo male. Esatto, ma comunque era il nome di un dio ebraico, comunque. Quindi sempre, della, esatto, non lo conosco, questo non lo conosco, quindi mi sfugge. Sono impreparata, mi scusate, adesso Alessandra, mica zia. Silenzio, non lo dite. Quello della morte. Quello della morte. Va bene, sono scelte particolari, perché magari è un modo anche, secondo me, un modo molto carino per far conoscere quell'antichità che un po' viene, come dire, quando a scuola si studia, se ancora si studia, perché non lo so, magari è pesante, è noioso, è visto in un'altra ottica. È vero. Quindi abbiamo parlato di un cast al femminile. Io ho avuto piacere, anzi questa te la devo far leggere. Anthony dice: la mia editrice è fantastica. Anthony, ma ce l'hai una domanda per Giulia? Non sconveniente, perché mi raccomando, nessuna dichiarazione d'amore, altrimenti Alessandra si offende, si ingelosisce. In questo momento non ti conviene proprio, perché se è arrabbiata e sta poco bene, so cavoli tuoi, io non mi ci metto. Oltre alla scelta del cast, eccetera, la scelta dei libri da pubblicare. Allora, una casa editrice, tu sei una casa editrice non a pagamento, giusto? Confermi? No. Quindi spieghiamo a chi non lo sa, investi nella pubblicazione di un libro, quindi credi nell'autore,
in qualche modo credi che possa portarti a guadagnare al ritorno economico di quello che hai investito. Quindi una scelta coraggiosa, perché una casa editrice che si fa pagare, dici mi dai tot, ti pubblico, esatto, intanto io ho guadagnato. E quindi tu che vieni dalle collaborazioni, hai fatto da ufficio stampa diverse case editrici, quindi già nell'ambiente ci sei, conosci quell'ambiente, come ti sei approcciata diversamente o come hai voluto approcciarti per scegliere la pubblicazione dei titoli, al di là delle valutazioni dei tuoi collaboratori? Io mi affido, devo essere sincera, cioè Ale ha la mia completa fiducia, quindi se mi dice questo libro lo devi leggere perché per me è un sì, allora per me è un sì, cioè nel senso che al 90% abbiamo gli stessi gusti e cerchiamo nei libri quello che, cioè cerchiamo le stesse cose nei libri, non che siano scritti perfettamente, nel senso che io non pretendo che l'autore mi dia un libro completamente editato, perché io mi rendo conto che i refusi sfuggono. E oggettivamente poi lo facciamo noi, l'editing non ha senso, ma io cerco un libro, io e Ale cerchiamo un libro che abbia qualcosa in più, qualcosa che è nuovo, comunque che stia cercando di rivisitare in un modo suo quello che la trama che sta portando. Uno dei libri, ad esempio, aveva una trama molto piena di cliché, però avevo un stile di scrittura speciale, cioè nel senso che non avevo mai letto, e subito ho detto sì, questo libro lo voglio. E Ale ha detto assolutamente sì. Ma guarda, allora, in generale ti dico, ho lavorato sia per case editrici a pagamento e non a pagamento, e ti dico che non è sempre facile scegliere i titoli, perché devi anche seguire una tua linea editoriale, cioè devi seguire proprio quello che è la casa editrice. Magari trovi un testo e dici, cavolo, bello, però non c'entra niente con noi. A noi è successo e io mi sono subito permessa di dare il nome di un'altra casa editrice con cui ho collaborato, cioè magari tempo fa, e dicevo ad esempio, guarda, questa casa editrice è quello che sta cercando, cioè nel senso cerca cose del genere. Noi purtroppo, per quanto il libro sia bello, non c'entra niente con noi. E non è facile, cioè ti dico la verità, nel senso che noi abbiamo una programmazione fino al 2024 e ne abbiamo scartati veramente tanti. Cioè siamo proprio arrivati a un certo punto che cercavamo proprio qualcosa di particolare, generi particolari, perché è un mercato comunque abbastanza saturo su certi generi. Mm-hmm. Quindi bisogna proprio andare a cercare, non dico la chicca perché ci mancherebbe altro, però quel qualcosa in più all'interno di un testo, che sia uno stile particolare, una trama mai vista o comunque rivisitata in modo molto originale. Cioè, comunque, quello che c'è è già stato fatto, ok? Nel senso, però devi metterci del tuo, devi metterci la tua originalità. Cioè, se mi usi i soliti cliché banali e non metti niente di tuo, è un libro come qualunque altro, purtroppo. Cioè, devi esserci qualcosa in più. Ed è giusto così, perché giustamente devi, come dicevi prima tu, il mercato è saturo, ci sono certi generi che ne escono uno al minuto di ogni casa editrice, dici sono tutti uguali, perché devo scegliere il tuo rispetto magari da un autore sconosciuto a un autore conosciuto che magari ti aiuterebbe a vendere, avere più vendite e più ritorno economico. E questa anche, ma è una scelta molto azzardata, molto particolare, perché almeno da quello che ho letto io, le storie sono particolari, storie in cui si punta anche molto a un messaggio nascosto, però sono storie un po' che riescono ad abbracciare quel pubblico ampio. Io l'ho già detto ad Alessandra e forse anche a te, le storie che ho letto finora riescono ad arrivare al pubblico ampio, alla massa che magari conosce e non conosce il genere, oppure si accontenta di leggere una bella storia, una bella trama scritta, una narrazione coerente e tutto il resto. Ma però, se invece arriva a quel lettore un po' più pignolo, tipo io che alzo la mano, che vado a vedere magari un discorso perché si sofferma su questo, cerco di ricollegarlo, abbracci anche, ti punti anche a un lettore un po' più di nicchia che cerca quella cosa un po' più speciale. Esatto. Ed è bello perché dai la possibilità a tutti di conoscerti, a tutti di conoscere nuovi autori e nuovi modi di scrivere, perché no? E questo è molto, molto bello, ed è la stessa cosa che fa nel blog, di dare spazio a quelle voci un po' che nessuno vuole ascoltare perché magari ci sono troppo impegnative.
io anche ho fiducia in Ale, quindi so benissimo perché l'hai scelta. Anzi, hai fatto forse una delle migliori scelte al di là, dico, di tutto, diciamo, hai pensato a lei, perché lei riesce a entrare nel libro, nella testa dell'autore, riesce a cogliere il significato del libro. Non sofferma alla superficialità. C'è chi lo fa, purtroppo, ma ognuno ha un suo modo di percepire un testo, quindi non possiamo criticare nessuno, è una cosa soggettiva. Intanto Anthony ti fa la prima domanda. Mi chiede il motivo per cui mi hai preso e del caso se ti sei pentita di questa scelta. Non mi sono mai pentita di questa scelta. Quando dovevo dirti che non mi stava bene qualcosa, lo sai che l'ho sempre detto, sia io che Ale, cioè se qualcosa non ci stava bene l'abbiamo sempre detto. Non sono pentita. E anzi, sono contenta perché Anthony è una di quelle voci che stupisce, nel senso che lui ha pubblicato con noi Onorevole Assassino e ha raccontato, Luisa lo sa, dalla parte, cioè proprio dalla mente di un serial killer, che però si sta consegnando. Perché un serial killer si sta consegnando? E vi racconta tutta la sua storia su come è diventato un serial killer e cosa lo porta, quale pulsione lo porta ad avere questo problema, diciamo, questa malattia, perché è una malattia alla fine. E no, assolutamente, Anthony è una di quelle voci che sono orgogliosa di aver portato, assolutamente. Assolutamente. Non sono pentita, fai il bravo, mi raccomando. Le coccole ecco. Sempre male. Diventa bravo. Esattamente, io ti saluta Laura. Ciao Laura. Hai ragione, Anthony. Io ho avuto modo di leggerlo, ho avuto modo un po' di rimproverarlo nella scrittura, ma anche di apprezzarlo. In fondo l'ho sempre apprezzato perché ha un bel modo di scrivere. Poi ci sono tanti altri problemi che ci sono potuti stare lì, non è neanche colpa di Anthony, le cose sono andate così. Però ho apprezzato molto la scrittura di Anthony in Onorevole Assassino, in quanto molti autori avrebbero pensato in tutti i modi possibili e immaginabili per giustificare un assassino, per trovare, no, è stato malmenato, è stato criticato da bambini e quindi giustifichiamo questo. No, dice, alla fine sono questo. Per quanto può essere stato coinvolto all'inizio, poi alla fine ha deciso lui di continuare, come ha deciso alla fine di consegnarsi. Quindi si prende anche tutta la responsabilità delle sue azioni. Ed è una scrittura molto particolare, con un messaggio di fondo particolare, attento molto, quindi aspettiamo in caso un altro libro, magari ci sarà il suo racconto tormentato con la storia d'amore con Alessandra, chi lo sa, vediamo. Michele Rocchetta dice, nel caso di Alessandra riesce a trovare nei testi cose che nemmeno l'autore sa di aver inserito. È vero. E a volte è vero, confermo, perché è vero. È vero, in unità ne sappiamo qualcosa. Sì, sì, io vi ricordo che Alessandra ha un regolamento ferro nel blog, ma c'è un motivo. A lei le banalità non piacciono, quindi quando vi rivolgete a lei per le recensioni sappiate a cosa andate incontro, perché lei ve le dice tutte in faccia. È vero. Va bene, qui Alessandra che risponde, perché uso magnesio, non ho capito perché. Ah, forse aveva risposto a questa domanda da Anthony, perché era convinta che fosse un cantante neomelodico. Ci saluta anche Alessandra Mono, che è della casa editrice La Strada per Babilonia, con cui il blog collabora. Ciao Ale, grazie di essere presente. Anche loro, una casa editrice interessante, piccola al momento, ma può diventare sempre più grande, quindi vi consiglio di andarci a dare un'occhiata. Nel frattempo faccio un po' di pubblicità, perché assolutamente. Chi lo merita, lo merita. Chi non lo merita, non dico niente, mi dispiace. Io allora ti faccio una domanda. Approccio col romance, con la narrativa sentimentale. Rispetto a quello che c'è sempre in giro, che dici, ci sono i soliti cliché, io ho letto un approccio alla narrativa sentimentale molto particolare. Il primo è Come le ali del pettirosso di Giordano,
Poi c'è l'intervallo di incertezza di Maria Capasso, il libro di Asia che adesso non mi ricordo. Every Breath You Take. Esattamente, che hanno sempre, parlano di sentimenti, quello di Giordano parla di donne, della forza delle donne, ma anche di un uomo che si pretende di sapere tutto della donna e poi non si ne rivela, abbastanza. Non ne sa abbastanza, oppure scopre cose nuove. È vero. E come riescono anche a reagire a cose molto gravi. È un approccio particolare, perché anche sia il messaggio di Asia, sia il messaggio di Maria affrontano temi un po' banalizzati, nel senso che si preferisce, ci sono questi temi, ma raccontiamoli come una bella favola. Invece si concentrano su quel momento particolare voluto dalla sofferenza, il momento di decisione profonda per la propria vita, per il proprio essere. Come mai questa scelta? Perché è anche coraggiosa. Cosa volevi dare al tuo pubblico? Sono tutti i nostri libri, se ci pensi, hanno delle donne, delle figure molto particolari di donne. Hai citato giustamente Come le ali del pettirosso, sono, possiamo dire, tre donne molto particolari che appunto sono, non voglio dire tanti spoiler, ma possiamo dire la figlia, la signora che si occupa appunto della politica con il Venezuela, non voglio dire troppo, quindi cerco di far capire in questo modo, e alla fine la ragazza di cui si innamora. Sono tre figure molto particolari, di tre donne in realtà molto forti, che sono indipendenti, perché anche l'ultima alla fine è come se dovesse tirar fuori una propria forza, diciamo. Oppure in, appunto, hai citato bene l'intervallo di incertezza. Intervallo di incertezza, questa donna che prova dei sentimenti nei confronti di un ragazzo più giovane, un ragazzo di cui è innamorato la figlia. Quindi sono situazioni sempre molto complicate, ma che secondo me svelano dei tratti, delle sfumature di due donne molto particolari. C'è un momento di cambiamento, diciamo, c'è sempre una sottile componente che porta a far vedere questa forza. Perché anche in Every Breath You Take di Asia, la protagonista è una ragazza molto forte, perché il suo passato, il dolore che ha provato, se Luisa sa bene cosa intendo, il suo percorso per arrivare a quel momento finale che dice che faccio? Faccio questo salto nel buio, cambio la mia vita. Ci vuole sempre comunque un certo tipo di forza e comunque secondo me le nostre donne, diciamo, ma anche no, le donne in generale, diciamo così, non solo nei nostri libri, sono donne che hanno sfumature a 360 gradi, ma anche le donne di Anthony, diciamo, nel libro di Onorevole Assassino. Molto. Sono queste donne particolari e allo stesso tempo delle donne fortissime che hanno dei punti deboli, anche queste molto forti. Quindi le donne sono vive, sono piene, diciamo. E sembra quasi un inno alle donne, però in effetti a me viene in mente che, cioè, dobbiamo parlarne sempre di più, soprattutto per i periodi che stiamo vivendo. E il valore delle donne è fondamentale, quindi noi dobbiamo riuscire a portarlo in ogni libro, in ogni modo e in ogni loro sfumatura, se riusciamo, assolutamente. Dici bene, soprattutto in un periodo in cui la figura della donna è vista anche il solo voler trovare la sua indipendenza economica con un lavoro, a volte è vista come un segno negativo, quando invece purtroppo abbiamo parlato della saga di Brunilde, donne coraggiose che decidevano di combattere. All'epoca si combatteva con una bella ascia, una spada e uno scudo di legno, quindi non era facile poi andare in un campo di battaglia. Quindi le donne, sia quelle vichinghe, chiamiamole così, che andavano in guerra, sia quelle che decidevano di restare a casa, erano forti, quindi hanno sempre dato dimostrazione di coraggio, di forza e di sapersi arrangiare in qualsiasi situazione. Quindi hai ragione tu, non è per svilire l'uomo che non è in grado di fare queste cose, per carità, non ci permettiamo, gli uomini sono forti, hanno il loro la loro importanza, però all'uomo è sempre stata
associata alla figura dell'eroe. Facciamo fare un po' le eroine alle nostre donne, che non sono solo le principesse delle favole Disney che sognano il principe azzurro. Anche lì ci sono donne cattive, ci sono prensi a Cenerentola, ci sono la madrigna, le sorellastre, sono donne cattive, quindi anche saper vedere la sfumatura di queste donne e vedere la loro bellezza nella loro totalità, nella loro visione a 360 gradi. E poi ricordatevi, ragazzi, senza noi donne, voi uomini siete persi, dai. Vero, vero. Ma allora, guarda, mi viene in mente che in Onorevole Assassino c'è proprio questo esempio, cioè quest'uomo lui che ha bisogno delle donne, in maniera strana, ammettiamolo. Sì, certo. Però, cioè, nella sua perversione più malata, ha bisogno di una donna. E questo, cioè, non è sempre senso romantico. Siamo onnipresenti. È vero, brava, esatto, siamo onnipresenti. Allora, intanto Anthony mi ringrazia, io sono grazie, apprezzo la tua onestà intellettuale, merce raro ogni giorno, ti ringrazio Anthony, non ho mai voluto offendere nessuno con le recensioni, non voglio prendere, sono così, come Ale sa, non lo valuto io, ci tengo, penso che sempre di Alessandra sia riferito ad Anthony, lui risponde le donne. Già c'è la prima crisi di gelosia fra i due, ragazzi, in diretta. Guardale poco te. Va bene. Io ieri ho proposto ad Anthony di scrivere una lettera d'amore ad Alessandro, ma ho paura che gliela edita, quindi meglio di no. Un messaggio breve. Sì. Ti stiamo prendendo in giro, Anthony, scusaci, però oggi, visto problema che sei l'unico autore presente, mi dispiace, ti tocca. E quindi un'altra scelta interessante è il fantasy, il cammino del sapiente di Federica Soprani. È una scelta particolare, sia per la storia che io quando scelgo di leggere una storia, non vado mai a leggere, soprattutto perché il libro di Federica era già stato pubblicato, quindi voi l'avete ripubblicato, penso magari con qualche aggiunta, non saprei. Ed è anche una scelta coraggiosa perché è un fantasy particolare, un po' quel fantasy che mi ricorda vecchio stile con le guerre di potere, quindi uno stile medievale, in cui ci sono degli argomenti forti trattati. Ovviamente ti prendi in mano questa patata bollente sia due volte, sia perché già il libro era conosciuto, sia perché c'è questo argomento. Io poi ho letto dopo delle recensioni che aggredivano sia l'autore sia la storia in maniera un po' stupidina, perché forse nessuno ha capito il vero messaggio che voleva dare l'autrice anche con questa storia, o mi sbaglio? Sì, nel senso che, allora, partiamo col presupposto che è un light fantasy, cioè nel senso che è un fantasy un po' vecchio stampo, come dicevi tu, in cui la magia è quasi prettamente inesistente, cioè la componente magica. Sì. Paradossalmente alcuni delle lettrici, non so se avevi letto, avevano paragonato un po', perché ricordasse un po' il genere del fantasy, il sottogenere, un po' alla Martin, questo poco Game of Thrones, poca magia, tanta concretezza, questo dicevano, sì, come paragone. Molto simile, perché alla fine Martin si concentra sulla politica, è diverso, cioè la magia c'è, ma è relegata a un minimo, non a una centralità come può essere il Signore degli Anelli, che è più magico. Esatto, sì, cioè non c'è una componente magica di anelli, collane, diciamo, è proprio concreto come fantasy. E come dici tu, c'è tanta politica. Sono tre libri. In questo libro si concentra su come un romanzo di formazione, possiamo dire così, su Braden Lancer, che praticamente racconta proprio questo suo viaggio per comprendere se stesso, anche possiamo dire tranquillamente la sua maturità sessuale senza problemi, ma soprattutto le guerre di potere. Cioè, nel senso, lui che se n'era rimasto su un eremo per tutto il tempo, ha dovuto scendere e capire che cosa stesse succedendo alla sua famiglia e i regni, diciamo, circostanti,
e andare dal re e risolvere una situazione di cui lui non aveva assolutamente idea. Ma era l'unico che poteva farlo, l'unico rimasto, diciamo, l'unico della famiglia rimasto a poter chiedere un perdono. In realtà io credo che non sia stato un po' capito questo viaggio. Non è solo un viaggio dell'eroe, perché comunque Bride Lancer non è propriamente un eroe, però è un viaggio di formazione, un viaggio in cui Bride Lancer riesce a comprendere se stesso, arrivando anche comunque a vivere la sua sessualità più tranquillamente, cosa che invece il messaggio che mi è piaciuto di più è stato questo: dove vivo io era colmo di pregiudizi, ora che vivo qui sono libero di essere me stesso. Messaggio bellissimo, nel senso in cui non devi aver paura di essere se stesso, perché cioè, nel senso, questo è un MM romance, lo sai anche tu, l'avevi sì. L'hai detto. Quindi a me è piaciuto anche molto per questo, cioè questo guardare in faccia la realtà. Io qui non posso essere me stesso, che in realtà è ancora molto attuale purtroppo come messaggio, però qui ho trovato la mia dimensione. Secondo me è un messaggio che purtroppo, cioè, non si è capito che ha un disegno più grande, perché questo comunque si trattava di questo suo viaggio. Sono tre i personaggi fondamentali e alla fine si capisce che la guerra sta arrivando, diciamo, per fare una semicitazione, che la guerra sta arrivando. L'inverno. Esatto, cioè la guerra sta arrivando, politica soprattutto, cioè nel senso i regni circostanti stanno combinando qualcosa, quindi assolutamente pian piano lo leggerete sempre più con un profilo sempre più politico. Questo era un personaggio, nel secondo avremo un altro personaggio come, diciamo, POV, diciamo come punto di vista. E il terzo sarà ancora un altro personaggio che, vabbè, voi li avete già incontrati ovviamente in questo primo. Secondo me non è stato apprezzato ancora perché Dryden è il personaggio che più deve crescere, forse. È il personaggio che ha qualcosa da dire di più, forse per la sua poca conoscenza del mondo. Però forse questa mi viene in mente che potrebbe essere una spiegazione. Sì, infatti io l'ho apprezzato per questo, infatti la recensione, la mia, si è basata vedendola come questo personaggio un po' ingenuotto, anche un po' infelice, tutti lo odiano, tutti non lo considerano, però quando hanno bisogno di lui, vieni, ripeschiamo la carta dal mazzo e vediamo come possiamo recuperare la nostra alleanza politica. Ovviamente si trova da un mondo che non lo accetta, perché tutti non lo vogliono, la famiglia è la prima a non volerlo, un mondo in cui viene cercato, apprezzato, vero, anche premiato per le sue doti, quindi è là, dice io sono felice, non può capire subito la differenza, no, o non può capire cosa sta succedendo, nel momento ha trovato un sollievo, un respiro d'aria fresca. Ma se ricordiamo tutti i fantasy più importanti, abbiamo parlato di Tolkien o di Martin, sono così i personaggi, partono un po' dall'ingenuità, ci sono molti personaggi che sono bimbi e in questi lunghi viaggi, in questo lungo viaggio crescono. Frodo è l'eroe, diciamo, come può fare Frodo tutta questa a portare l'anello nella montagna, affrontare questa grande avventura, eppure ci riesce. Nei personaggi di Martin tu dici, ma queste qua veramente, è vero. E poi alla fine vedi delle donne e degli uomini, caspita che percorso che hanno fatto, ma sono là, all'inizio sono tutti ingenui, ma anche il fantasy è questo, al di là dell'uso della magia oppure no, è raccontare intrighi, raccontare vicende politiche tutte insieme che confluiscono. Quindi a me è dispiaciuto che poi leggere queste recensioni ho detto ok, no, o non abbiamo letto lo stesso libro, perché alla fine è così, ti viene il dubbio, scusate, ma abbiamo avuto la stessa copia, eccetera. Infatti mi aspetto di trovare una storia, un altro personaggio che porti avanti la storia, perché giustamente è una storia particolare, tematiche particolari, che ricordiamo che nel nostro Medioevo erano attuali, solo c'era il classico stai zitto e non si doveva parlare di questi argomenti. Oggi diventano ancora più attuali perché sono la cronaca quasi giornaliera, quindi magari danno un po' fastidio, nel senso a chi, come dire, già li guarda con sufficienza, il fatto che se ne parli in una storia dà fastidio. È vero. A me è piaciuto anche il fatto che si parlasse dello stupro maschile,
Esatto, è molto particolare. Noi siamo abituati a pensare che vengono violentate solo le donne, invece no. Nel Medioevo c'erano queste situazioni, ci sono tuttora, vi ricordo, i pedofili che sono stati arrestati nel corso degli ultimi anni. C'è, è una situazione che esiste. Perché nasconderle e tacerle? Dà fastidio a qualcuno, ovviamente, perché sono argomenti forti, argomenti di cui, se non si è molto sensibili, non è facile parlarne. Anzi, l'autrice ha avuto coraggio, anche tu, perché giustamente riproporlo è molto interessante, e poi io sono curiosa di vedere come evolverà. Anthony ci lascia un messaggio, vi ricordo che il killer trova il tempo di farsi scappare una lacrima con una delle donne. Stai facendo troppi spoiler. Eh sì. Così non si può, non si può. Laura, sul cammino del sapiente, è un libro eccezionale, con contenuti importanti e con una scrittura che spinge il lettore a visualizzare le scene e i personaggi. Concordo. Sinceramente, il fatto che non rientri a pieno titolo nel fantasy per me è un valore aggiunto. Sì, perché il fantasy c'è, non è almeno dal mio punto di vista, non è il fantasy a senso unico, perché poi secondo me è molto difficile categorizzare un libro quando affronta tanti argomenti, dire di quale genere fa parte, perché a volte ci sono tanti elementi. Dimmi tu se sbaglio. Quindi sì, che questa sia la parte più difficile, oltre alla valutazione. Brava, sì, perché allora io ti dico la verità, io sono fan dei mashup, nel senso che a me piace tantissimo quando un libro è a metà. Cioè, e infatti se vedi, quando ti presento un libro è sempre... è un fantasy con sfumature mem, è un noir con sfumature hard-boiled, è un romance con sfumature age gap. Cioè, mi piace tantissimo dare questo senso di doppio genere, capito? O comunque una doppia sfumatura. Ma anche dimostra la capacità dell'autore di saper collegare i vari argomenti. E poi credo che sia molto più interessante, perché puoi fare anche... puoi spingerti di più con la fantasia. Esattamente, Anthony, non leggi fantasy, quindi comincia con Il cammino con del Federica. Sapiente, che è un bel punto di partenza. Alessandra ci dice: apprezzo sempre, credo anche nell'esistenza dei folletti, non faccio testo. Vabbè... ognuno può credere in quello che vuole, Ale. Guarda, esattamente, se ti rendono felici, perché no? Assolutamente. Ma Ale, non hai una domanda per Giulia, scusami, no, cioè, almeno tu una. Io ho paura di cosa potrebbe scriverti. Comunque, Laura ci dice che adora il mashup e ha ragione, perché a volte aiuta quel collegamento, magari a me piacciono molto i thriller, sì, che a volte si tingono di horror, a volte sono dei noir psicologici, ma non proprio solo noir, quindi hanno anche altre sfumature, perché la contaminazione dei vari generi, credo, soprattutto se l'autore ne è in grado di scrivere, perché se deve scrivere baggianate, meglio non inserirli. No, ma certo. Però se riesce a padroneggiare i vari generi, come si evolvono, come si strutturano, veramente viene fuori... qualcosa di unico, di nuovo, e che può scatenare bombe. Ecco, chiamiamolo così. È vero, è vero. Laura, noi ti aspettiamo sempre, ricordati che ti stiamo aspettando. Ok, sembra una minaccia, io non c'entro. Michele ci scrive: le contaminazioni sono sempre fonte di ricchezza. Esattamente, ha ragione. Sì. Non fossilizza quel in un unico genere, perché poi si rischia anche di arrivare a scrivere solo cliché del genere. È vero. E non si riesce a portare avanti la storia. Anthony ci chiede la prossima uscita, un cenno, io lo so, ma non te lo dico. Esatto, Luisa lo sa. Sarà un'uscita di Federica Soprani, che abbiamo appena citato per Il cammino del sapiente, e Lucia Guglielminetti. Oh, ce la posso fare? Oggi è la terza volta che non riesco a pronunciarlo. Guglielminetti, ok, molto bene. Quindi, e io ti posso dire, allora, io, visto adoro, a volte essere una blogger per questo, Anthony, lo sto leggendo in anteprima, sono a metà libro e sono messa là, che mi sono allontanata solo per l'intervista, quindi...
Leggi, leggi il primo di Federica e poi inizi con questo. Esatto, Laura, questo è meno fantasy. Questo forse è meno fantasy. Diciamo che riprendi un argomento conosciuto e anche abusato, non posso dire cosa. Esatto. Ed è, mettiamo, dire, diciamo che gli ridà la sua naturale presenza. È vero, brava. Presenza. Diciamo di come era stato concepito quel genere, quel tipo di personaggio, non posso dire altro perché poi qua, devono leggere. Esce il 23? Il 23. 23, quindi il 23 tutti i libri io voglio. Allora, questa Alessandra è mettiamo più horror in circolo. Ma la colpa non è mia, ma prenditela con gli autori che ne scrivono pochi, te l'ho già detto. Ma poi l'anno prossimo ne abbiamo 16.000, adesso che abbiamo... Cioè, allora, dobbiamo dirlo pubblicamente, a ottobre ci saranno 3 uscite a tema horror. Quindi Alessandra, aspetta ottobre, smaltisciti le letture, passati l'estate con calma e vai. Poi, domanda, la tua valutatrice è... o no un maledetto genio? Aspetta, con quale valutatrice? Lo conosci? Guarda, ma sì, è un maledetto genio, ammettiamolo, però non ti dare tutte queste arie. Io non ho detto niente. Va bene, dai. Abbiamo svelato la prossima uscita. E ce ne sarà un'altra. Se vuoi possiamo svelarla, piccolino o piccolina. Dimmi, io sono curiosa. I primi di agosto. Quindi, diciamo, per Ferragosto abbiamo una nuova lettura. Esatto, che si tratterà di Incontre, Conte Atlas. Sarà nella collana Afrodite, però un conte particolare. Un conte particolare. Quindi, che risolve dei casi. Afrodite, amore, Eros... Sì, Afrodite, ma è un conte Atlas che risolve dei casi, non diciamo nient'altro. Ok, va bene, io lo dico in diretta, mi prenoto per la lettura, pazienza, mi dovrai sopportare. Assolutamente, no, se ci avete fatto caso, io ora voglio svelare una chicca. Quando Alessandra pubblicò il post della collaborazione con Saga Edizioni, io mi sono congratulata con lei mandandole un messaggio, fa, ma tu ci sei, non ti preoccupare. Ok, ci sei come collaboratrice, io ti voglio con la collaboratrice, perché mi piacciono le tue recensioni, so cosa, come lavori, ed allora non me ne sono persa una. E quindi sono felice, ma non perché devo, come si dice, lisciarmi un po' Giulia. Sono felice della collaborazione che Ale abbia deciso per me, sarà stato un genio, non lo so, però a prescindere avrei chiesto la collaborazione, quindi io sono evitato un'email, va, diciamo. Vabbè, così. Dice, guarda, ti avremmo cercato noi, cioè alla fine ti avremmo cercato noi, Luisa. Dice, tu ci sei, non ti preoccupare, va bene. Esatto. Dice, se non avessi visto il post, sarei stata inserita nell'elenco delle collaborazioni senza saperlo. Cioè, quindi... È vero, ti saresti trovata l'email così. Ma chi sono? Non lo sappiamo. Va bene, a volte capitano queste cose, però sono contenta perché io sempre scelgo letture particolari, meno male il pubblico lo sa, però sono stata felice anche di vedere l'intraprendenza, la voglia di regalare al pubblico sia qualcosa di conosciuto, chiamiamolo così, delle storie facilmente... apprezzabili, ma anche quelle storie che sotto sotto nascondono un qualcosa in più. È vero. Thriller di quelli pazzeschi, ci sarà qualcosa? Sì, l'anno prossimo. Bene, allora aspettiamo, prenotiamo anche per questo, pazienza. Tranquilla che da adesso ti ritroverai talmente tante uscite che mi dovrai dire o questa o questa, non ce la faccio a farle insieme. Ah, guarda, io sono in grado di leggere 3 libri in un giorno, non lo faccio perché altrimenti qualcuno a casa mi butta fuori, c'è sempre con un libro in mano, stai. quindi è un altro discorso. Anzi, allora, vediamo i commenti, però mi piace leggere, quando
mettono un libro come poco fa, inizio un paio di pagine, tanto per vedere cosa scrivono. meno male che c'era il calendario, mezz'ora prima suonato, fa, devi fare l'intervista a Giulia, altrimenti io ancora ci avrei già finito, quindi... e quindi poi il problema, sai cos'è? Non è il problema, che poi ho bisogno di qualche giorno per assaporare la lettura e poi fare le recensioni, quindi io leggo molto in anticipo, perché poi la recensione, i giorni di scrivere l'articolo, devo lasciarti qualcosa il libro, sul momento hai visto una bella storia, e poi dice, vediamo cosa ti ha lasciato, cosa ti ricordi della lettura. Non so a cosa si riferisca... Ah, non chiedete a me, non me lo ricordo, lo scopriremo. Degli eventi horror. Ah, fa la finta tonta. Ale, un po' di magnesio, potassio per la memoria. Lei può darsi tutte le ore che vuole, anzi è fin troppo umile nonostante la levatura. Io l'ho sempre detto, Alessandra è una brava professionista, mi dispiace chi l'attacca. Sì, prendo le difese di Alessandra, perché chi l'attacca... è proprio ignorante, è piccolo, non sa, sempre sì, piccolo. Molto piccolo, sono una donna democratica, tu ci sei senza saperlo. Mi sembra un po' da dittatura, però guarda, in questo caso, visto che non lo sapevo ed è stato diciamo chi tace acconsente, diciamola così, senza saperlo, ne sono felice, perché conosco, ho la possibilità di conoscere tanti nuovi autori, ma con qualsiasi casa editrice hai la possibilità di spaziare, conoscere tanti autori, quindi le collaborazioni sono anche per questo, avere più margine di lettura. Ovviamente non si possono leggere tutti i libri del mondo, ci vorrebbe l'eternità, forse magari. Non basterebbe, quindi, e con i cuoricini io spero che sia rivolta... agli horror che devono uscire. Ah, ok. Perché poi Anthony quasi, secondo me. Ma come si fa con Saga? Che hanno il catalogo pieno fino al 2024. Fai gli occhi dolci ad Alessandra e vedi che ti inserisce. Forse lei... Non lo so. Devi convincere Ale, perché a Giulia senza il parere di Ale non la smuovi. Quindi oppure vai direttamente da Giulia, però non lo so, devi insistere parecchio. Allora, abbiamo visto un po' tutte le... Lui è già inserito, quindi... Lui è inserito già. Che te lo ritroverai senza saperlo anche tu. Ah, va bene, ok. Basta che me lo dici, perché poi io sono precisa coi calendari, io rompo le palle alle mie collaboratrici, quindi... Si rispettano le scadenze, giusto così, esatto. Perché ma anche sbagliare... anche voi dovete avere il tempo di leggere, cioè nel senso non vi posso dare 15 libri per domani, ve li devo dare con anticipo in modo che anche voi assaporiate la lettura. Poi succede magari che vi dico, ragazzi, ho avuto un problema, scusate, c'è questa cosa da fare in tempo breve, riuscite? Voi mi dite di sì, mi dite di no, però Luisa sa che io glieli mando sempre in anticipo comunque. Confermo, quindi... Io non posso dire niente, mi lamento, quindi... Una cosa particolare... perché io sono, sai, quella... l'avvocato del diavolo, quella che fa la domanda spinosa. Tu sei stata... Hai fatto da ufficio stampa a diverse case editrici e continui a farlo. Sì. Come è cambiato il tuo rapporto da ufficio stampa semplice con i blogger, con i blog, e invece adesso, dall'altra parte, che sei anche editore, è cambiato qualcosa... il rapporto, la stima, il modo di confrontarsi con i blog, oppure quando accetti una collaborazione con un blog, oppure come reagisci davanti a una recensione positiva o negativa, cosa cambia? Allora, la mia fortuna, sfortuna è che sono anche blogger, nel senso che io ho un blog. Vero, ricordiamo, non mi ricordo, ricordiamo il nome. The Nerds Family. Ecco perché noi andiamo d'accordo, c'è solo il... C'è già dentro. Ma comunque io mi ricordo quanto facevo fatica quando le case editrici mi dicevano devi farla per domani, ed è una cosa che non ho mai sopportato e non voglio che, e non ho mai voluto neanche che le blogger che collaborassero con me avessero questa pressione. Certo, ripeto, c'è stata l'eccezione in cui guarda, abbiamo dovuto cambiare velocemente in corsa, te lo devo mandare così e cos'ha, scusami. E le blogger puoi scegliere, però assolutamente io rispetto tutti i blogger, nel senso che
ho solo imparato a essere un attimino più precisa, nel senso che prima magari non avevo paura a mandare in circolo copie, diciamo, ufficiali. E invece ora sto più attenta, anche perché con tutto quello che sta succedendo adesso, in questo periodo, Luisa lo sa, essendo blogger, preferisco mandare un arcio pulita, perché comunque Luisa può dirlo che l'arcio sono abbastanza pulite comunque. Allora, le cose due. O la mandi quella più pulita di tutte solo a me, lo fai apposta. Ma io, allora, errori così evidenti che possono dire influenzare una recensione, sinceramente non ne ho mai trovati. Anche perché tutte le case editrici, come hai detto tu, mandano la copia blogger. A meno che non ci sono quelle che hanno un'altra politica e mandano la copia del cartaceo, e allora è diverso, ma io ho trovato errori di stampa, errori di ortografia anche su libri importanti e case editrici grosse, quindi ragazzi non possiamo essere così, l'errore, siamo umani, una svista ci sta, perché stare davanti allo schermo a controllare ogni spazio, ogni cosa, non è facile, poi magari lo fai 8 ore al giorno, 12 ore o 14 al giorno, arrivi alla 14ª ora, sbagli, l'indomani la frase che hai sbagliato non la ricontrolli, ci può anche stare. Ma non deve essere, a meno che tu non mi scrivi, non mi mandi una copia che non si può guardare, tipo che ogni parola c'è un errore, la dico, Giulia, scusami, cosa mi hai mandato? Quindi è questo. E anche il tuo modo, quindi diciamo, la reazione alle recensioni, cosa cambia? Allora, se mi dicono, guarda, è pieno di errori, prendo la persona e gli dico, non è che puoi, cioè, farmi capire cosa intendi, sono errori grammaticali, sono errori di spazio, di impaginazione, che tipo di errori sono? E quando non ricevo una risposta, capisco che ci sono altre motivazioni sotto, purtroppo. Da blogger un attimino ho imparato a capire queste piccole tematiche, poi vabbè, Ale mi aiuta sempre in questo senso. Guarda che questo è successo questo, perché è quello, allora... ricongiungo tutto e dico vabbè, mollo il colpo, è inutile che continuo a chiedere perché, anche se non è un perché del tipo no, non ci credo, è più un perché del cavolo, voglio farlo uscire perfetta questo libro, no? È più un orgoglio personale, non è più se tu mi dici hai dimenticato questo refuso, ti dico cavolo, grazie Luisa, me l'ero scordata, cioè nel senso, se tu però mi dici è piena di errori e non riesco a leggerla, cavolo, mi preoccupo, perché dico cavolo, io non me ne sono accorta, Alessandra non se n'è accorta, Luisa non se n'è accorta, gli altri blogger non se ne sono accorti, è successo qualcosa, capito? Cioè mi viene il dubbio. Esatto, io posso dire che un errore che almeno dal mio punto di vista che entra influisce nella recensione, se tu mi stai raccontando un fatto storico accaduto, ci sono dei documenti, tu me lo racconti male e quindi me lo racconti male, oppure sbagli. Mi dici che invece di essere Garibaldi per Emil è Verdi. Dici, ma scusate, dove l'hai scritto, dove l'hai letto, te lo sei immaginato, oppure in un'altra realtà parallela. E quindi lì c'è un errore in cui tu mi dici sei ignorante, non sai neanche copiare un documento dell'enciclopedia. Bravo. Però un errore di svista, eccetera, lo facciamo tutti. Io ho letto in questi giorni articoli dedicati a Raffaella Carrà, cavolo, c'era un articolo che una frase senza un errore non c'era, eppure un giornale molto importante, una testata giornalistica online molto importante e seguita, quindi, ma può essere che era già nel titolo in evidenza e nessuno se n'è accorto, chi l'ha scritto? Quello già mi presuppone un errore grave, ma una svista in una copia non è grave, non può influire sulla recensione, è il contesto dentro, se tu ti affermi una cosa e dopo 10 pagine dici il contrario, scusate, ma a chi devo credere nella storia, perché influisce su tante cose. E quindi anche queste, hai ragione, a volte ci mandano il giorno prima, domani dove c'è la recensione. C'è chi ci riesce, si può fare, ma se ti arriva un malloppone di 400 pagine, anche con tutta la buona volontà, a meno che non fai che leggi una riga per ogni pagina, allora ci riesci, non hai capito niente del libro e quindi ti basi sulla trama per fare la recensione, un po' di correttezza per quanto ci vuole da entrambe le parti, anche rispetto per la casa editrice. Ok, il mondo delle blogger è molto variegato. Ora, ti faccio vedere la domanda chiedi a Giulia come le è venuto in mente di promuovermi al responsabile del rapporto con i blogger. A me, sottolineo, perché dovevi avere a che fare con me?
Ma perché lei ne sa di più, lei è un po' in tutti i gruppi, lei è un po' ovunque, cioè nel senso ma io sono una che quando vedo una recensione negativa mi preoccupo e comincio, ok, rivediamo il testo, magari mi sono persa qualche svista, come dicevamo prima, oppure, cavolo, mi dispiace che non mi sia piaciuto questo passaggio, quello non posso farci niente, nel senso che quello è a gusto, non posso dire niente, nel senso che non è che posso andare a cambiare la storia perché a te non è piaciuta. E allora è lei che gli dico, che lei che mi dice: guarda, ho visto questa recensione, preoccupati, non preoccuparti, non stai tranquilla, quella ha fatto quello perché ha fatto quest'altro. No, no, tranquilla, guarda, insomma, lei mi rassicura e poi essendo dentro questo mondo, io sono in questo mondo, ma non sono in questo mondo, nel senso che nel mio blog non faccio solo libri, faccio anche serie TV, film, perché io scrivo anche per altre testate giornalistiche, Esatto. film e serie TV, quindi. Cioè, diciamo che il mio ambiente è anche quello. E quindi, cioè, nel senso, a volte quando sono nei libri, io non conosco tantissimi blogger di persona, a parte te, Alessandra, qualcuna, però in realtà altre sono solo, diciamo, via mail, cioè i contatti che mi sono fatta per lavoro, sostanzialmente. Quindi è più difficile avere il rapporto anche di confidenza e confrontarsi. Perché giustamente, ricordiamoli, non sempre è facile, quindi è giusto anche che tu abbia una persona di riferimento. Esatto. Ma è anche giusto che tu voglia avere un prodotto finale, non dico perfetto al 100%, ma al 99,99, ma è anche un tuo Sì, è orgoglio vero. personale, perché io poi ti ho presentato un prodotto che è bello, particolare, e poi siamo esseri umani, la svista ci sta, non possiamo fare miracoli. Se Assolutamente. si viene trovata, ci viene segnalato senza offendere, mi raccomando, perché a volte ci dimentichiamo che dovremmo ringraziare le case editrici con cui collaboriamo invece di perché anche loro, quando inviano libri, sia cartacei che ebook, comunque una perdita economica, investono anche sul blogger. Quindi quella copia Esatto. ebook, se dovessero anche 99 centesimi, sto sparando un prezzo. Se dovessimo comprarla, io sono sicura che molte persone non la comprerebbero invece di poi sputare sul piatto in cui si mangia, perdonatemi diciamo, La il modo di verità. esprimere. Infatti mi sto riferendo un pochino ad Anthony che mi dici pensi delle metafore. Io penso che vanno usate, vanno sapute usare i proverbi, i cliché, i Sì. luoghi comuni, tutti, senza, ma con intelligenza, a volte per smontarli, molte cose, Sì, è vero. oppure per caratterizzare un personaggio, però se ne inserisci troppo e poi puoi diventare noioso o prevedibile. Io secondo me l'autore deve essere sempre imprevedibile, stupire sempre il lettore. Ok, un disastro? No, perché? Alessandro, questo è bellissimo, io pratico sono un incrocio tra Keke e Beichi. Ma perché? Sì, esatto, tu sei una spia. No, è molto più bello questo. Una portinaia. Brava. Ma è la portinaia che sa sempre tutto e di tutti. Perfino quante volte ti soffia il naso, anche se non l'hai mai soffiato davanti a lei. È vero, è Quindi, vero, è vero. Bella, mi piace, da oggi sarai la portinaia. la sei cercata. Io non dico niente. Allora, io credo che adesso ti posso lasciare un pochino tranquilla, mi ha fatto piacere parlare con te e anche averti ospite perché ci tenevo tantissimo. Io, come dicevo all'inizio, ho voluto un po' aspettare, parlare anche un po' dei libri che erano stati pubblicati, parlare delle novità. Continuerò a collaborare con piacere con voi, anzi, non ti preoccupare, anche se sono tre in un mese, io sono là, li leggo, non ti preoccupare. Tanto te li mando sempre in anticipo, non ti preoccupare. Ok, io mi organizzo, quindi io la prossima settimana devo scrivere solo le recensioni, quindi già le letture sono tutte anticipate, non faccio come altri blogger che il giorno prima devono iniziare, Alessandra lo sa, quindi è Grazie. solo la scrittura dell'articolo che poi ci vuole più tempo di leggere il libro perché poi a volte è impegnativa. Michele ti dice: come giovane autore, la scoperta del mondo dei blogger è stata stupefacente. Spero che tu ti sia trovato bene, Michele, con i blogger e che non ti abbiano fatto una recensione riassunto del libro perché la cosa è anche fatta male.
Sì, esatto. Perché è la cosa più brutta che un autore può ricevere. Vai da Luisa, è bravissima. Grazie. Perché poi io ricordo che non si fanno queste cose perché il riassunto del libro, fatto anche a male, non è una recensione. È Anzi, vero. della trama, non è una recensione. È mancanza di rispetto per l'autore e la casa editrice, se c'è una casa editrice, perché a volte gli autori sono in self. Quindi, soprattutto la mancanza di rispetto per il lavoro dell'autore. Dovete leggere il libro, pazienza, un po' di fatica. Imparate anche l'italiano leggendo, perché leggere È è più difficile comprendere quello che si legge. Aiuta a imparare l'italiano corretto, o qualsiasi altra lingua, per carità. Dipende in che lingua leggete. vero. Va bene, ci siamo fatte quattro risate, abbiamo commentato. Alessandra, domande prima che saluto Giulia. Mi sa che se n'è andata, è commossa, dice: sono così commossa, spero per la tua battuta che è la portinaia. Molto bene, devo ringraziare tutti i blogger e le blogger per il tempo che hanno dedicato alle cose che hanno scritto. Io ringrazio a nome di tutte le blogger che ti hanno dedicato un articolo per i tuoi libri, non so, per i tuoi libri. Quindi, in Tu te lo questo ritroverai, momento, Luisa Rocchetta, te lo ritroverai. ok, mi sembra una minaccia. Non lo so, spero che abbia scritto qualcosa di buono. Eh Non sì. lo so, vediamo. Io ogni tanto ho messo paura ad Anthony e quindi dice che metto paura agli autori e per questo non si rivolgono più a me. Ma non è vero, non è vero. Luisa è brava, è brava. È solo una strategia, così arrivano solo gli autori che dico io. Ottima strategia, ottima strategia. E poi ricordo, è molto interessante, dico, ma vedete che se vi faccio la recensione negativa la pubblico lo stesso. Vabbè, non ha importanza, quando arriva quella negativa che a volte arriva, ma non me l'avevi detto, no, no, guarda, ce l'ho l'email, tutta programmata, tutta registrata. Vero. La recensione negativa è sempre qualcosa di soggettivo, quindi non è mai per offendere il lavoro, anzi, penso che se fatta con criterio, almeno così mi Posso insegna la aiutare? Micheli, possa aiutare l'autore a migliorarsi. Davvero. Poi non lo so. Allora, io vi consiglio innanzitutto di andare in libreria e comprare, perché sono anche in libreria, quindi c'è la distribuzione fisica dei cartacei, non solo online, di andare in libreria, scegliervi un bel titolo, perché i generi sono tanti, quindi possiamo spaziare nella scelta di Saga Edizioni. Poi fare una bella recensione sugli store online perché aiutano gli autori. Ma non una bella recensione che deve essere per forza positiva. Lasciate il vostro parere agli autori, È alla vero. casa editrice perché ne ha bisogno. E poi seguite anche il blog, soprattutto quello di Alessandra. Se dovete rompere le scatole, qualcuno rompetela ad Alessandra. Vero, vero. Anche Allora, ad io Alessandra, le fleur du mal. esattamente, se volete, lasciamo il link. Luisa è magnifica, però me la fa fare sempre sotto. Io lo so perché ti ho fatto una recensione all'inizio e ti devo far spaventare Anthony in una maniera incredibile, ma poi mi sono ripresa. All'inizio è stato un momento di follia, ero presa dal raptus folle e Ma quindi non è a mai stata volte. cattiva, è sempre stata, cioè doveva aiutarti, lo scopo era di aiutarti, Anthony, ricordati. Io non mi sono mai permessa di dire, allora, se un libro proprio fa pena. Dopo che lo leggo, manco la pubblico la recensione, ragazzi, È perché vero. non è, vado dall'autore, senti, non mi è piaciuto, spiego il motivo ed è capitato, perché quando proprio non ti entra nelle corde un libro, meglio non parlarne, ma per rispetto sempre di tutte. L'offesa non fa male, fortissima, sempre dice Anthony, esatto, penso per la recensione, eccetera. Alessandra si è ammutolita, quindi non vuole risponderti. Mi sa che ti risponderà in privato perché dice: si è lamentata che mandavi troppi vocali da 34 minuti. È vero, ma non è vero, mai, io non ho mai sforato i 3 minuti, che vuoi? Oh, quindi, secondo me, non ha letto bene i 3 minuti con i 34. Ma vabbè, oggi ci sta, gliela lasciamo, gliela concediamo un po' di confusione. Spero di riaverti presto. Magari un'altra nuova intervista, parliamo delle nuove uscite. Io ho fatto, ora lo dico, cioè, nei prossimi giorni uscirà un video sulle recensioni dell'ultimo periodo e ci sono i tuoi libri. Ma poi aspetta, ma tu sei anche autrice, hai scritto qualcosa? Sì,
Sì, mia colpa. Aspetta che mi sposto solo perché mi sei, sì. Non so perché è diventato tutto buio, perché è andato via sole. Ok. Okay. Ma parliamone di questa esperienza, io mi ricordo. Cos'è scritto, Giulia? Dai, veloce, veloce, qualcosa di tuo. Parlaci di cos'è scritto e poi ti lasciamo, dai. Va bene, ho scritto colori e ho scritto Resta anche domani. Colori è una storia semi-autobiografica che tratta di Ginevra, si chiama Ginevra, e racconta questa sua esperienza contro i disturbi alimentari. Invece, molto importante. Sì, infatti dovrei presentarlo a settembre, perché con la scusa che è uscito, poi pandemia. Quindi dovrei presentarlo a settembre. Dopo, cioè, ovviamente vi darò tutte le coordinate e invece Resta anche domani è un raccontino molto, molto easy, sempre per uno è per tulipani, l'altro è per Un cuore per capello, che racconta appunto di questa giovane Scarlett che soffre di attacchi di panico e deve imparare a fidarsi di una nuova persona che è Liam. Raccontino di 20 pagine, molto, molto easy, diciamo. No, a volte racconti di 20 pagine possono essere più intensi di quelli di 400, perché magari... Come quelli di Asia. Esattamente. Allora, noi ti aspettiamo nel blog per presentare i libri, aspettiamo che escano e magari abbiamo la scusa per ritrovarci insieme. Questa volta le faremo l'intervista come autrice e la massacriamo ulteriormente. Casomai che chiama anche Alessandra. E quindi va bene così. Oggi abbiamo giocato con lei, domani ce la farà pagare. Io ringrazio Giulia per la tua simpatia, per la tua disponibilità. Grazie a te, Luisa, è stato bellissimo. Io mi sono divertita, spero anche tu. Eravamo preoccupate, io non sono seria, cioè sono seria, ma a volte preferisco non farla, perché è giusto anche apprendere con divertimento la vita. È vero, sono d'accordo. Ci diamo appuntamento noi per la prossima uscita di Saga, che sarà il 23, ma nei prossimi giorni ci sarà il cover reveal, quindi se volete sapere di cosa parliamo, di cosa noi sappiamo e voi niente, lo scoprirete tra un paio di giorni. È vero. E aspettiamo le prossime uscite di Saga, quindi quelle estive, le prossime, che ci accompagneranno per i prossimi mesi. Grazie mille. Grazie anche a tutti chi ha partecipato ed è intervenuto. Un bacio a tutti, buona serata. Ciao. Ciao.